Ehi, shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con una breve lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bruka Kudash, miei doppi onori, agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, rischiando la propria vita, facendo il lavoro in questi ultimi giorni di avvisare e risvegliare gli eletti della casa di Yashar Allah, Shalom. Sono il fratello Yaraya Yashar Allah del campo di GMS Italia e faccio questo video per approfondire su un punto che il fratello ha fatto nel suo ultimo video, come vedete sullo schermo. Lascerò un link di questo video, che è un video molto edificante. Vi consiglio di andarlo a vedere tutto e sottoscrivetevi sul suo canale per essere edificati. Dunque, lui, vi faccio sentire quello che ha detto, poi inizio la lezione. E quindi popolo di Israele, Yashar Allah, principi dell'Altissimo, figli dell'Altissimo, così chiamati negri, latini, taino, indi e nativi dell'America, venite fuori dalle religioni. Non c'è verità, c'è menzogna, c'è inganno, c'è morte. Troverete la morte, perché chi non conosce il figlio troverà la morte, ok? Prendiamo un altro versetto del Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, al versetto 16. Perché Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, ha tanto amato il mondo, e quando parla di mondo parla del suo popolo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti c'è anche un'altra scrittura che dice: chiunque crede in me è passato dalla morte alla vita. Ok? Quindi venite fuori da questi inganni. Khan ha tirato fuori il libro di Giovanni 3:16 e ha detto che il mondo, che Dio ha amato il mondo che riferisce è Israele, ok? E volevo farvi vedere la prova di questa cosa qui, perché qualcuno potrebbe dire: ma come mai si dice mondo lì? Ecco perché qui alla Great Millstone i nostri apostoli e anziani ci hanno istruito di andare alle radici di parole, ok? Nel Nuovo Testamento, nel Vecchio Testamento mi sa che ci sono anche tre parole che rappresentano il mondo. La stessa cosa nel Nuovo Testamento, ok? Cosmos, Eon e adesso andremo a vedere, non mi ricordo il terzo. Dunque, andiamo a prendere quella parola lì. Perché questo è un inganno che usa la Chiesa e la religione, che Dio ama il mondo, ma quel mondo si riferisce al mondo suo, si riferisce a Israele. Ho già fatto lezioni riguardo questa cosa qui. Andiamo. From English to... Perdonatemi. Eccoci qui, che dice: per Dio così ha amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio Yahweh Shai, che chiunque crede in lui dovrebbe non perisca ma abbia la vita eterna. Non ha tradotto perfettamente. Dunque andiamo a vedere il significato di questa parola mondo, ok? Il mondo, cosmos, era l'ultima che cercavo. Ops, cosa ho fatto? Come vedete qui, la parola è cosmos. Lo faccio sentire. Strong's G 2889, cosmos, cosmos.
come vedete è cosmos, ok, nella sua parola grezza o in ebraico, ok. Andiamo a vedere qui. Ok. Perché qui su questo Blue Letter Bible loro cambiano informazioni spesso quando vedono che cominciamo a tirare fuori la verità. Vedete? Una disposizione o costituzione, ordine, governo adatto e armonioso. Ok? Qui dice il mondo, l'universo che non è quello, il cerchio della terra, non è... dice la famiglia umana che non lo è. Hanno cambiato la verità qui, ok? Lo hanno cambiato. Dunque io qui c'ho la Strong's, ok, Concordance, che è il libro. Vorrei fare il video riguardo, ma penso che farò un altro video, ok? Dunque la vera cosa che sta dicendo qui, sta dicendo un'etnia, ok? Un popolo. È quello che si riferisce a questo cosmos qui, ok? E vi faccio vedere un'altra cosa, perché ce ne sono altri versetti che portano la parola mondo e vediamo la differenza. Questo è sempre il libro di Giovanni, capitolo 9 e versetto 32. Che dice tutto un'altra cosa. Vediamo. Dice: dal principio del mondo non si è udito che alcuno abbia aperto gli occhi a un cerco nato. Ok? Se andiamo a vedere la radice di questa parola, vedete che è tutta un'altra cosa, non è più cosmos. Ok? Vedete? Questo è Ion, che vuol dire un'età, ok, un periodo, vediamo. Strong's G165, Ion. Come avete sentito, Ion, e Ion vuol dire, vedete, perché è molto importante che andiamo a vedere queste cose qui, vedete, qui vi dice un'età. Ok, un'età. Vedete, periodo di tempo, età, ok? E non è la stessa cosa di quello che abbiamo avuto prima, ok? Questo vuol dire un'età, un periodo di tempo, questo è cosmos, ok? E vedete cosa significa il cosmos? Dice un mondo che adorna, ok? Che riferisce all'Israele. Okay. Una disposizione o costituzione, ordine, governo adatto e armonioso, è questo che vuol dire, ok? Tutto il resto qui hanno descritto cose per sviarvi, ok? Si riferisce a un popolo, ok? Una disposizione o costituzione o ordine, governo adatto e armonioso, non si intende tutto il mondo, ok? E c'è un altro versetto che usa la parola mondo, e andiamo a vedere cosa c'è. Quindi abbiamo visto che Giovanni 3:16, il mondo lì si parla di cosmos, si parla di un popolo, ok? Di una disposizione, un governo, ok? Non si parla di tutto il mondo. E abbiamo visto quello di Giovanni 9:32, ok? Che si riferisce a Ion, un'età. Un periodo di tempo, ok? E c'è questo nel libro di Matteo, capitolo 24,
versetto 14. Ah, scritto Matteo 24, 14. Ok? Anzi, eccoci qui, questo è il libro di Matteo 24,14 e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le nazioni e poi verrà la fine. Ora andiamo a vedere questo mondo qui, se sono le stesse cose. Vedete, il mondo qui è diverso. Oikonomen, oikonomen. Ok, sentiamo. Strong's G 3625, oikumene, oikumene. Come avete sentito, oikumene, ok? E che cosa significa? Significa la terra, ok? Il mondo, ok? La terra, ok? Anzi, metto la traduzione. Questo è il mondo, la terra, questo è la terra abitata, ok? Gli abitanti della terra, uomini, l'universo, il mondo, ok? Perciò abbiamo visto che quel versetto di prima, Giovanni 3,16, che il fratello ha tirato fuori, quando dice che il mondo lì non riferisce a tutto il mondo e riferisce solo ad Israele, è quello che avete visto. Ok, qui vedete che questa parola oikumene, ok, non vuol dire, vedete cosa vuol dire? Vuol dire tutto il mondo, la terra, e non era questa parola che è lì. Perciò ci è stato chiesto nel secondo libro di Timoteo di studiare per essere approvati. Il Padre non ama tutto il mondo, come la Chiesa cercano di ingannarvi. Il Padre ha scelto un popolo. Ora tornando a quel versetto di prima, quindi abbiamo visto che ce ne sono tre parole diverse riguardo il mondo nel Nuovo Testamento, ok? Uno è cosmos, uno è eon e uno è oikumene, ok? E cosmos vuol dire proprio un popolo, ok? È quello che si riferisce a Israele, vuol dire un popolo, ok? Eon vuol dire un'età, un tempo, un periodo, e oikumene vuol dire tutto il mondo, l'universo, ok? Perciò, tornando qui a Giovanni 3,16, ok? Giovanni 3,16 che dice: per Dio ha amato il mondo e così ha dato il suo unigenito figlio, che chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna, ok? Se siamo d'accordo, ok, il mondo lì non è oikumene, che vuol dire tutto il mondo. Il mondo lì si riferisce a cosmos, e ve lo faccio vedere per l'ennesima volta, che il cosmos non vuol dire tutto il mondo, ok? Una disposizione o costituzione, ordine, governo adatto e armonioso. Sta parlando di un popolo, un ordine, un governo, ok? Una costituzione, e questa costituzione è Israele. Infatti, se andiamo nel libro di Amos capitolo 3, ok? Questo è Amos capitolo 3, versetto 2, ok? Dice: tu solo ho conosciuto di tutte le famiglie della terra, perciò ti punirò per tutte le tue iniquità, ok? Sta parlando di Israele. Infatti, dice dal versetto 1: ascoltate queste parole che l'Eterno Yahweh Hashem Yahushai ha pronunziato contro voi, figli di Israele, ok? Contro tutta la famiglia che ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dicendo:
Tu solo ho conosciuto di tutte le famiglie della terra, perciò ti punirò per tutte le tue iniquità. Infatti il Padre ha a che fare solamente con Israele. Questo è il libro di Salmi 147. Questo è il libro di Salmi 147, ok? Andiamo velocemente sul versetto 19. E tutto questo per farvi capire che quel mondo che si dice lì, ok, rappresenta Israele, ok? Questo è il libro di Salmi 147, versetto 19, dice: rivela la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi giudizi a Israele. Non ha agito così con nessuna nazione, e quanto ai suoi giudizi non li hanno conosciuto, lodate il Signore. È chiaro, possiamo continuare a tirare fuori versetti che vi fanno vedere che il Padre non ha agito così mai con nessun'altra un altro popolo, solamente con Israele ha agito così, ok? Vediamo anche il libro di Isaia, capitolo 43, poi vado a prendere il versetto che chiude questa lezione. No, infatti, Isaia 43. Ok, questo è il libro di Isaia 43, che dice: ma ora così parla il Signore Yahweh Shem Yahoshai, che ha creato te, o Giacobbe, e lui quella formata te, o Israele. Paura non lo traduce bene. Andiamo a prendere la scrittura direttamente. Questa era Isaia 43. Perdonatemi. E dice, questo è il libro di Isaia 43, ma ora così parla il Signore Yahweh Shem Yahoshai, tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio, ok? Perciò, tornando al punto, quando il Padre dice, che ha amato il mondo e ha mandato suo figlio unigenito, come vi ho dimostrato, sta parlando di un cosmos, che vuol dire un popolo eletto, e si riferisce all'Israele lì. E per chiudere questa lezione andiamo a prendere il libro di Isaia 45, versetto 17, e quando si parla del mondo andiamo a vedere di che mondo si intende. Questo è il libro di Isaia 45, versetto 7: ma Israele sarà salvato dal Signore Yahweh Shem Yahoshai mediante una salvezza eterna. Voi non sarete svergognati né delusi mai più in eterno. Ok? Infatti qui non mi dà la parola che cercavo. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Poi se al limite, perché la parola che dice qui è mondo senza fine. La parola che dice è mondo senza fine. Anzi, visto che non trovo cosa, andiamo qui sulla blue letter, Isaia
45. Questo è il libro di Isaia 45, versetto 17. E dice, diciamo, ma Israele sarà salvato nel Signore Yahweh Hashem Yahushai con una salvezza eterna. Non sarete confusi né confusi. Mondo senza fine. Vedete? Questo è il mondo che, a cui si riferisce, ok? Poi andando a vedere il mondo lì, mondo Olam, ok? Che questo è il Vecchio Testamento. Ok, esistenza continua, perpetua, eterno, indefinito, senza fine, eternità. E questo alla fine si rappresenta Israele, ok? Detto questo, devo chiudere qui perché andiamo a fare il campo. Spero che questa lezione è stata edificante. Voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah che si faticano per portare avanti questa verità. Alla prossima, Shalom.